La storia dell'anomalia è questa, che c'era un forno dove stavamo, Piazza Vittoria, ci sta il ristorante, no, là. sì. Lì sotto c'era un forno e i tedeschi lo venivano a prendere, che nonno stava, pure lui a Santa Faceva il Maria, panettiere. e faceva il panettiere, e la sera doveva ritornare a casa, la mattina a casa, no, a sta capanna, e la mattina doveva scendere a fare il pane. E poi questo pane viene portato, La mattina presto. la mattina, questo pane poi veniva dato agli tedeschi, no? Lui lo danno per i tedeschi, no? Per noi. E papà ha sofferto, povero papà, povero nonno, però di più l'abbiamo sofferto noi, de povera mia, perché ci hanno fatto svaligiare dalla via Rubina. Poi sono cresciuta, mi sono fatta grande e siamo state da casetta, da piccola castelluna, così, però stavamo bene. E poi di là papà ha avuto il posto come custode al liceo classico. Noi siamo state 7-8 anni sul liceo classico e ci hanno dato la casa, e io cuscivo là, e cuscivo e stavo là. Un giorno, una domenica, io e mia sorella, io avevo già 20 anni e più, e mia sorella c'aveva piccola, era da 15 anni, così, andavamo a visitare una malata all'ospedale, che allora non c'era l'ospedale, c'erano le casette di legno, che ce l'aveva fatto in dono la Svizzera. Ci aveva fatto un po' di casette di legno e là era l'ospedale. Ecco, ho partorito pure Roberto là, eh. Allora, andando là, arriva Mario, no, arriva Mario, arriva la macchina di zio Claudio, che sarebbe il Il fratello mio, fratello, io no. e ci vedeva me e mia sorella. Allora ha fatto vicino a Mario. Ha detto: Mario, vedi che le due ragazze, quelle sono due le figlie di Antonio Punzo il Sarto, una è per te e una è per me. Capite come è successo il fatto? Io poi lavoravo, sono andata a casa, se pensa lui, che non lo conoscevo. Allora, e lui credeva, dato che c'era un forno alla stazione, lui ha lavorato là per 20 anni, papà, nonno, eh. Allora si credeva che io scendevo dalla scuola qualche volta, ma io non scendevo perché avevo molto lavoro, era sotto la festa di Pasqua. E il giorno poi della risurrezione di Gesù si fece di notte e lui pensò, dice, questa deve andare alla messa. Io manco a loro perché ero stanco, morto, e non Gesù, e non mi ha potuto vedere. Dato che io avevo una ragazza che era la figlia di una comara sua, allora ha detto a sta ragazza, a sta signora, perché non mi fate conoscere la sarta della figlia vostra? E questa sì, a me non mi costa niente. Il martedì dopo lunedì Nardus mi chiama sta signora, dice: Maria, vieni un po' a casa che ti voglio dire una cosa, fa vedere una cosa. Vado a casa e trovo Mario. Mario, allora lui si presenta, dice: questa è la sarta dove mia figlia Eleonora si chiamava. Dice: e questa è la sarta, e ci siamo conosciuti così. Allora lui ha detto: guarda, Nonno però stava per caso qui perché lui lavorava in Venezuela già. Lui già stava in Venezuela. chi Nonno Mario. era venuto quando stava a venire con la macchina, perché stavano a venire Stava in Venezuela. da Napoli, dalla barca, perciò ci hanno visto a noi. È stato già 3 anni in Venezuela, Che parlo. aveva tutta la storia con quella cosa del Canada, della ragazza che lui è andato in Canada, che poi non c'era più. Quella cosa lì. Questa, tutta Prima. questa storia, questa era prima, Quella storia. però si sono lasciati. Sì, di quella. Allora lui ha detto: io vado a Formia, vado prima a vedere se trovo una ragazza che mi piace, dopo che ha lasciato questa. Dice: se no, se ne tornavo in Venezuela, già avevo occhiato la ragazza, vabbè, a storia del nome così. Allora dice, ti piacerebbe venire in Venezuela? Dato che io avevo due fratelli in Venezuela, Vittorio e Lemici. Veramente, Mario mi piaceva, perché guarda, non era bello, giù, tenia 100 occhi verdi, bello.
gli occhi mi hanno piaciuto assai. E poi un tipo che si svelto proprio come Uberi, come mo, lo come sta mo, la fotografia là. Come mo. E come mo così. E io ho detto, non lo so, devo dire a papà, non lo so, perché mio padre è religioso, non mi ha fatto. Non mi ha fatto. Io ho avuto tante dichiarazioni. Ci ha trovato sempre da dire. Chi aveva un carabiniere teneva la striscia rossa, non era buono. Un altro giorno, un bel giorno, che sembrava a Lendelon, lui si chiama bellissimo, alto, biondo, no? Ma già vigilato della strada e non era con me. E insomma ci ha trovato sempre da. Come ha saputo che Mario mi voleva, ha detto subito di sì. Perché quando era giovane papà, la sorella, la zia di Mario, era innamorata di papà. Oh, sta zitto! E così ha detto subito di sì. Allora, il 7 aprile ci siamo fidanzati. Non Antonio fece un fidanzamento bellissimo con cameriere, roba, ma una cosa di lusso. Io in quei giorni, 40 giorni, mi ho dovuto preparare tutto il mio corredo, tutta la roba. Penso che in Venezuela mi sono portata la macchina da cucina, mi sono portata le materasse, tante cose proprio stupide, perché come si fa a portare una materassa con quel carro che fa là, eh? Mi porto una materassa di lana, vabbè fatto. E così. E quando giorni vi siete sposati? Il 7 aprile fidanzati, il 3 giugno sposati, il 2 agosto partito per l'America. E già aspettavo Ida. La prima figlia. La prima figlia. E così. E come hai fatto in 40 giorni a sposare nonno? Questa qua è la. Ah, e voi, questa è quella che te fa cosa. Io in 40 giorni ho sposato nonno. Prima cosa, tuo nonno era educatissimo. Ha capito la mia situazione, perché io avevo 23 anni. Non ero stata mai fidanzata. Non avevo mai conosciuto un giovane. Non avevo la mamma. Io non sapevo niente della vita, degli sposalizi, dei patrimoni, eccetera. E lui mi ha considerato che era una ragazza ingenua, dicendo una cosa così. Ci siamo comportati bene, lui veniva la sera, mangiavamo insieme con papà, papà faceva sempre le belle pranzette la sera. E stavamo così. E poi noi ci siamo fatti il matrimonio, bellissimo, 200 persone, un matrimonio bellissimo.